Ben trovati ad ANCI Marche News. Responsabilità innanzitutto, visione comune, attenzione. È il messaggio che arriva da Sarnano in occasione della 34esima giornata mondiale del turismo, scelta dalla Conferenza Episcopale Marchigiana come sede del convegno Turismo e Acqua, proteggere il nostro comune futuro tra le iniziative volute dall'Organizzazione Mondiale del Turismo. La conferenza episcopale ci dà l'occasione di declinare i nostri turismi in ambito regionale e il turismo religioso ne occupa un pezzo importante, se non fosse altro per le grandi eccellenze che sono distribuite nel nostro territorio. Dopodiché il tema di quest'anno, quello legato all'acqua, ci impone un ragionamento sia per le azioni sull'acqua che abbiamo dimostrato in questa regione di poter esercitare rispetto all'acqua pubblica, l'altro invece il valore dell'acqua come elemento importante per il nostro turismo, da quello balneare della costa a quello termale del nostro territorio. Acqua come bene collettivo. È necessario che noi dosiamo questo dono, non lo sprechiamo, non lo inquiniamo. C'è un aggettivo che forse non è molto bello da usare per l'acqua, ma anche l'acqua, dono di Dio, è stuprata, cioè è contaminata, per cui non è più un bene fruibile, ma diventa addirittura un bene che si fa male, dannoso. Particolare attenzione ai giovani. Come Chiesa italiana, ma anche come Chiesa marchigiana, l'ipotesi di lavoro è proprio questa, la valorizzazione dei giovani, lo sviluppo di una proposta lavorativa per i giovani nel territorio. Mi spiego meglio. Il patrimonio artistico, il patrimonio storico, il patrimonio culturale della Chiesa è immenso.